io, come diceva Paola, mi chiamo Enzo De Bustis e faccio, insomma, da circa dal 90, insomma, da 30 d'anni faccio lo psicologo. Il tema che volevo trattare oggi è un tema che mi appassiona da tanti anni, che è il tema di cosa sta accadendo e di che cosa accade agli atteggiamenti e ai comportamenti degli uomini, delle famiglie, dei bambini, con l'introduzione di questo cambiamento epocale, no? Che è dato dalla tecnologia. Circa 22 anni fa c'è stato un congresso a Milano, all'Università Bicocca, ed era un congresso di molti psicologi, eravamo alla metà di 1000, e io proposi un titolo che era Net Family and Psychology. No? In questo lavoro prendevo spunto da tre letture. Una lettura era la lettura di Gregory Bateson. Gregory Bateson, vediamo se. Ecco, Gregory Bateson è, per diciamo, gli psicologi che fanno come me riferimento, diciamo, alle teorie sistemiche, il nostro, non so come dire, il nostro riferimento epistemologico fondamentale. Bateson è stato un antropologo e si è dedicato allo studio delle interazioni e relazioni umane, in particolar modo a quello che si considera l'epistemologia. Cioè, l'epistemologia è il modo in cui nel quale, insomma, noi apprendiamo. Ciascuno di noi ha un'epistemologia, più di un'epistemologia. Bateson raccontava in quel lavoro lì, in questa frase che è presa da, scusate, sono un po' emozionato perché dopo 20 anni cerco di rifare un po' il punto a distanza di 20 anni da quell'intervento lì, su che cosa è successo. Naturalmente cercherò di essere breve, perché le cose che sono accadute sono tante. Sono contento di essere qui, ma non basterebbe un congresso, ecco, non basterebbe certamente mezz'ora, tre quarti d'ora, quanto mi sono, come dire, prefissato di parlare. Poi gradirei molto se mi interrompete, fate delle domande, eccetera. Ecco, Bateson scrive in questo articolo qui del 1966, io sono nato nel 64, avevo 2 anni, scrive in Verso un'ecologia della mente, lui dice quello che trovate lì, no? Il problema è che cosa conterà della storia negli ultimi 60 anni. E lui dice: io ho 62 anni e quando ho cominciato a pensare alla storia che ho visto nel corso della mia vita, mi è sembrato in realtà di aver visto solo due momenti che definirei veramente importanti. Uno concerne gli eventi che hanno condotto al Trattato di Versailles, e l'altro concerne la rivoluzione cibernetica. Ecco, la rivoluzione cibernetica, quindi, se vogliamo davvero sapere quali sono i punti significativi della storia, dobbiamo chiederci quali sono i momenti della storia in cui sono cambiati gli atteggiamenti. Sono questi i momenti in cui la gente soffre a causa dei valori precedenti. Ho preso la cibernetica come il secondo momento di importanza storica nella mia vita, perché ho almeno una tenue speranza che possiamo indurci a usare queste nuove conoscenze con un po' di onestà, se comprendiamo un pochino quello che stiamo facendo. Forse ciò potrà aiutarci a uscire dal labirinto di allucinazioni che ci siamo orditi intorno. La cibernetica, ad ogni modo, è un contributo al cambiamento, non solo un cambiamento dell'atteggiamento, ma addirittura un cambiamento nella comprensione di ciò che è un atteggiamento. Ecco, qui ci sono le foto di Bateson, e qui c'è una foto di
un insieme di conferenze alle quali lui partecipava, che noi sistemici riconosciamo come essere la prima cibernetica. La prima cibernetica, cioè, insomma, è dove sono nati i computer, l'elettronica, lo sviluppo dell'elettronica, quell'area lì. Naturalmente io da psicologo non me ne occupo come un informatico, me ne occupo come uno studioso degli atteggiamenti, di comportamenti, eccetera, seguendo un po' questa linea qui di Bateson, eccetera. L'altro testo al quale facevo riferimento in quel contributo lì era un testo era un'intervista a Carl Jung. E il titolo di quel libro lì è 100 anni di psicoterapia, il mondo va sempre peggio. E il terzo libro a cui facevo riferimento in quel lavoro lì era un libro di Jeremy Rifkin, un economista abbastanza noto, credo, che diceva che cosa stava succedendo dal punto di vista, diciamo, dei comportamenti economici e in generale dei costumi delle persone, perché eravamo di fronte a quello che era l'era dell'accesso. Cioè la tecnologia avrebbe sempre più consentito non tanto di possedere gli strumenti, ma di accedere agli strumenti o di accedere a tutta una serie di cose. Contestualmente, in quel lavoro lì, raccontavo di un ragazzino col quale ero venuto in contatto che passava tantissime ore davanti alla PlayStation. Anzi, tra l'altro non c'era neanche la PlayStation, erano ancora, come dire, si usavano i computer, parliamo appunto degli anni del 2000 grosso modo, e lui giocava a Final Fantasy. La mamma era abbastanza preoccupata perché si era chiuso lì, non riusciva a schiodarlo da questa situazione, e lo portò da me e io, a dire il vero, fui molto incuriosito da lui e iniziai a farmi spiegare che cosa era Final Fantasy, perché insomma non è che lo sapeva. E pian piano iniziamo delle conversazioni, iniziamo a giocare insieme. Ecco, diciamo che questo gioco, che in un certo qual modo lo isolava, costituì un'occasione di incontro, no? E lui pian piano mi iniziò a spiegare, anche tra l'altro giocandomi con una cosa che dicevo prima con Davide. Ecco, giocandomi nella relazione il fatto di non conoscere, perché poi i ragazzini che sanno come funzionano, eccetera, ti fanno sentire, come dire, un incompetente. E niente, diciamo, da lì poi, ecco, io nella mia vita mi sono occupato anche un po' di formazione adulti e contestualmente credo che in quegli anni ci siamo incontrati con Davide ad un master del Politecnico su quello che era la... Allora si iniziava a studiare, diciamo, la formazione a distanza. Cosa è successo in questi 20 anni? In questi 20 anni le tecnologie sono andate sempre più veloci, no? I microchip sono sempre più capaci. Oggi è possibile fare delle cose straordinarie. Io, ecco, come direttore del Centro Milanese di Terapia Familiare, che è una scuola di specializzazione per psicologi, che, come dire, educa e forma al pensiero sistemico, stamattina ero connesso con una collega, un medico, che è a Pechino e sta facendo un periodo di, adesso da quasi 3 anni che lì lei, e raccontava, insomma, delle sue terapie che sta facendo lì, ecco. E in particolar modo di questo mondo, ecco, che è dalla parte opposta del nostro mondo, no? Che cosa succede dall'altra parte, eccetera. Noi sistemici siamo interessati ai contesti. Una delle cose che ci interessa moltissimo è dove si sviluppa un determinato comportamento, perché crediamo fondamentalmente che c'è una differenza tra brain e mind, no?
Brain e tutte le funzioni neuropsicologiche, cioè tutto quello che accade nella scatola nera, ecco. Mind è tutto ciò che accade nella relazione. E la collega, ad esempio, diceva di quanto in Cina, dove lei è, da circa più di 10-15 anni usano la telemedicina anche per fare le terapie psicologiche. Sono particolarmente avvezzi. Ecco, io come psicologo della riabilitazione, la telemedicina l'ho conosciuta concomitantemente al Covid. Per cui, diciamo, gli psicologi della mia generazione hanno, come dire, si trovano un po' in una situazione che è questa qui. Io da ragazzino sono partito a fare quelle robe lì, per me connettermi voleva dire usare un gettone del telefono e non so, chiamare la mamma oppure la fidanzatina, eccetera, c'era il tempo, c'era il telefono, ecco, connettersi era quella roba lì, no? Hai chiamato a casa, hai telefonato, eccetera. Oggi siamo nel 2022 e ho difficoltà a connettermi, diciamo, all'interno dell'esperienza che sto facendo. Cioè, quello che diciamo, noi sistemici diciamo che la sistemica ci deve cercare di aiutarti a tollerare l'incertezza, perché la complessità genera incertezza. Questa incertezza però non ti deve far andare nella confusione, ma deve in un certo qual modo essere orientata a delle idee. Quali sono le idee? Le idee sono che le cose stanno cambiando e che noi come psicologi siamo in un mondo complesso e in continua evoluzione. Quali sono i nostri interlocutori? Ecco, se io penso alle persone che vedo in un contesto, diciamo, di consulenza privata e contemporaneamente alle persone che vedo in un contesto di servizio pubblico, ci sono due come dire, bacini psicosociali molto diversi. Per certi aspetti, come dire, coincidono talvolta, per altri sono molto diversi. Allora vi volevo far vedere un pezzettino di film, ecco, che secondo me descrive abbastanza bene, diciamo, il mondo di ora, no? E anche questa schizofrenia che c'è. Perché la schizofrenia, oddio, quando sei diviso, no? E lo vediamo, cerchiamo di fare in modo che si senta. Si chiama "E no, se metti questo però poi non si sente più". Già ci abbiamo provato. Adesso riproviamo, ah. Non si sente più. Ok. La selezione naturale, il processo secondo il quale il più forte, il più intelligente, il più veloce si riproduce in misura maggiore rispetto agli altri, il processo che una volta aveva favorito gli aspetti più nobili dell'uomo aveva cominciato a favorire caratteristiche diverse. La maggior parte della fantascienza dell'epoca prevedeva un futuro più civile e più intelligente, ma col passare del tempo le cose andarono nella direzione opposta. Un istupidimento generale. Com'era potuto accadere? L'evoluzione non sempre premia l'intelligenza e senza predatori naturali ad assottigliare il branco cominciò a premiare coloro che si riproducevano di più e lasciò che gli intelligenti diventassero una specie in via d'estinzione. Avere dei figli è una importante decisione. Aspettiamo il momento giusto. Sì. Non vogliamo farlo senza riflettere, è ovvio. Proprio no. Merda, sono di nuovo incinta! Cazzo! Abbiamo una caterva di figli! Non prendevi quella cazzo di pillola! Dal diavolo! Cazzo! Mi sa che mi sbaglio con Brittany! Brittany! Figlia di puttana!
Non possiamo permetterci un figlio adesso. Mm-hmm. Non con l'attuale congiuntura finanziaria, no? No, non avrebbe veramente senso. Ora vive la vecchia puttanella! Non gliene può fregare di meno di te! Sì, però deve esserci qualcosa che gli piace! Ehi, non è niente per me! No! Abbiamo finalmente deciso di avere figli, solo che non voglio incolpare nessuno, ma non sta andando bene. Oh, e sarebbe a dire? Semplicemente dico che prima di pensare all'inseminazione, tu è fossi... sempre colpa mia, vero? Beh, io non ho spermatozoi. Sì, sì! Mi scopo tutte io! Vengo in cazzo! Clevon è fortunato a essere vivo. Ha tentato di saltare con una moto d'acqua da un lago a una piscina e si è impalato con i genitali su un cancello. Ma grazie ai progressi nella ricerca sulle cellule staminali e all'ottimo lavoro dei dottori Krischi e Altschuler, riacquisterà la piena funzionalità riproduttiva. Giù le mani dal mio ferro! Sfortunatamente, Trevor è stato colpito da un infarto cardiaco mentre si masturbava per produrre sperma da usare per l'inseminazione. Ma io ho congelato degli ovuli. Così quando arriverà l'uomo giusto, potrò ancora... Ecco... Sì. E andò avanti così per generazioni, anche se nessuno quasi sembrò notarlo. Ma nella... Ok. Tutta la confezione della candeggia. Ok. Dunque, carino, no? Chi l'ha visto tutto? No. Quindi, ecco, il contesto all'interno del quale opera uno psicologo è questo. Ci sono questi due mondi. A volte incontri un mondo, a volte incontri un altro mondo. E tutti e due, come dire, in entrambi c'è la tecnologia naturalmente, no? Chi non c'ha più, chi non c'ha un telefonino oggi? I psicologi, secondo gli psicologi, esistono almeno quattro tipi di intelligenza, no? Ecco, esiste il quoziente intelligenza, famoso IQ, è quella misura del livello di comprensione che ha bisogno per risolvere la matematica, memorizzare le cose, ricordare le lezioni. Poi esiste un altro quoziente, che noi chiamiamo quoziente emotivo, no? Che è quella misura della capacità di riconoscere e dare senso alle tue emozioni. E misura la capacità di entrare, ecco c'è una ripetizione su capacità, di entrare in armonia con te stesso. Poi c'è un terzo quoziente, che anche questo misuriamo, ci sono delle scale per misurare il quoziente sociale. A Vineland, ad esempio, i servizi è abbastanza usata, che è il quoziente sociale ed è la misura della tua capacità di costruire una rete di amici, di mantenerla per un lungo periodo di tempo e, diciamo, complessivamente aggiungerei, sentivo il collega stamattina della questione di risolvere, ecco, il problema di cuocere due etti di riso, ecco, è dentro questa cosa qui, no? Ecco, la Vineland sempre misura anche queste cose qui, capacità e abilità del vivere quotidiano. Poi c'è un quarto quoziente, che è il quoziente di avversità, cioè misura la capacità di attraversare un momento difficile della vita e di uscirne senza perdere la testa. Di fronte ai problemi di avversità, cioè che la vita determina, chi si arrenderà, chi abbandonerà la propria famiglia, chi prenderà in considerazione il suicidio. Ora, la domanda è quanto la tecnologia muova questi quattro quozienti. Ci sono ragazzini che passano l'intero pomeriggio a superare tutte le avversità virtuali, direte voi, certo, che, come dire, sono connesse al fatto di far parte, non so, di una squadra, di qualche, dell'ultimo videogioco col quale loro sono connessi.
e che sono presissimi. Guai se gli togli la connessione. Cioè, c'è la pubblicità di una nota azienda che fornisce banda, no? Che fa leva proprio su questo, no? Dice, se tu c'hai questo tipo di internet, no? Non resterai senza colpi quando devi incontrare i tuoi nemici, eccetera. Gli scenari, diciamo, dei giochi sono straordinari, sono molto diversi. Ci sono anche le tipologie di gioco. Si è sviluppato, diciamo, ultimamente da un po' di tempo quella viene chiamata gamification, no? Anche Confindustria ci dedica una sessione, no? Perché, diciamo, il mondo dei videogiochi, eccetera, è una vera e propria industria, no? Si creano continuamente nuovi videogiochi, c'è la prima, la seconda, la terza, la quinta serie, ecco. Io avevo iniziato a giocare con la PlayStation e con il mio studio c'è ancora una PlayStation 2, PS2. Quando vengono i ragazzini la vedono, diciamo, ma cosa c'hai? C'hai, non so, e giocavo a calcio, ecco. C'hai FIFA 22, perché no, ma io ce l'ho così, sono tutte aggiornatissime, eccetera. Ecco, e poiché dovevo venire qui, c'avevo sulla scrivania, ecco, un libro secondo me interessante di Serena Dinelli. È un libro un po' vecchiotto, cioè, pensate, uno che ha scritto un libro nel 99, adesso diciamo che è vecchio, e lei scrive un libro che intitola La macchina degli affetti. Dice: cosa ci accade guardando la TV? Cioè, introduce l'idea che le tecnologie modificano i nostri affetti. Cioè, costruiscono i nostri affetti, la nostra avversione, la nostra, non so, concetto di amore, anche come esiste in relazione, eccetera. Oggi i ragazzini si fidanzano e si sfidanzano con WhatsApp, tra l'altro è un po' vecchio, Facebook ormai non viene proprio più praticato perché è da vecchi bacucchi. Insomma, sono lì continuamente, ecco, sei fidanzato, se io incontro ragazzini che sono turbati perché si sono sfidanzati, no? Perché non è più fidanzato ufficialmente con, no? Per cui la tipa ti ha mollato, ma tu non l'ha mai incontrata, perché ha tolto dallo status suo che è fidanzata con te. Quando l'hai vista? Mai. No? E ecco, venendo qui, c'avevo questo libro qui sulla scrivania, cioè è entrato venuto un ragazzo, un ragazzino, cioè aveva 17 anni, diciamo ha una diagnosi di autismo adatto funzionamento, e tra l'altro è bravissimo con i videogiochi e tutte queste cose qui, e io so che lui sogna di fare come dire, il disegnatore di videogiochi. E ho portato l'intervista, ho portato un pezzettino di registrazione che abbiamo fatto, chiaramente chiedendogli tutti i consensi, eccetera, però non la faccio sentire, vi faccio una sintesi, no? Quello che dice lui. Lui dice: beh, io voglio fare questo lavoro qui, quando ho visto questo film, questo libro qui, La macchina degli affetti, abbiamo parlato della TV, eccetera, ha detto sì sì, c'era molta politica prima, no? Ho detto: ma in che senso politica? No, che la TV cerca di orientare politicamente le persone. Ah, ho detto, interessante come idea. Perché secondo te con internet non succede? E gli ho raccontato che secondo me succede anche con internet, e succedeva anche con il testo di, non so, di Virgilio,
con l'Eneide, anche quello era un manifesto politico. E poi abbiamo parlato di quello che sono i suoi sogni, no? Che cosa vorrebbe fare. Lui adesso sta facendo una scuola lì a Como, però questa scuola non soddisfa i suoi bisogni formativi, perché dice: io non riesco ad interloquire con nessuno che capisca di queste cose qui, gli unici me li devo cercare su internet. No? Perché, diciamo, il modello istruttivo, formativo, e d'altra parte l'informatica ce lo insegna, cioè gran parte degli sviluppi dell'informatica non sono arrivati dalle aule universitarie. No? È noto Bill Gates, ma insomma si potrebbe fare una lunga lista di persone. Per cui c'è tutto un mondo che interessa le nuove generazioni che è difficile da istruire, da inserire in percorsi curricolari. No? D'altra parte quello che vogliono imparare non è semplice, è tutt'altro che semplice. Allora lui ho chiesto, ho detto: senti, ma io, prima che venissi te, eccetera, ho chiesto a un altro bambino, a un altro ragazzino, che lui era lì con la mamma, che mi ha detto, dice: lui, dottore, passa un sacco di tempo a vedere YouTube. E che cosa vede di YouTube, no? Vede una serie di YouTuber famosi, no? Che giocano, no? Questo è un ragazzino che passa il suo tempo non a giocare, ma a vedere lo YouTuber famoso che gioca, no? E mi dice: senti, ma come mai tu guardi sto YouTuber? Come abbiamo parlato, quello c'era lì, la mamma, come mai? E ha detto: perché io vedo i giochi che mi interessano. Così quando viene Natale so che cosa chiedere, no? Capito? E sentivo un collega qualche tempo fa, dice: no, ma hai capito, non giocano più, vedono gli altri che giocano. Sì, vedono gli altri che giocano e ci avranno delle motivazioni, no? E a questo bimbo qui io ho chiesto: senti, ma tu che cosa vuoi fare da grande? Lui mi ha detto, diciamo, le due classiche, no? Che sono il pilota e il poliziotto. E il terzo, indovinate un po'? YouTuber. Ora, passando a quest'altro, diciamo, giovanotto, che poi ho trovato dopo, ho detto: senti, questo tuo, diciamo, coetaneo, un po' più grande di te, ha detto che vuol fare YouTuber, no? Tu cosa ne pensi? Tu che vuoi fare, ecco, il disegnatore di gaming, eccetera. Sei spento. E ha detto, perché lui mi ha detto lo YouTuber, mi ha detto, ma gliel'hai detto che, come dire, ci sono tantissimi che ci provano, ma pochissimi che ci riescono. Per essere uno YouTuber devi avere un tot di milioni di visualizzazioni sui tuoi YouTube, no? Perché è così che inizi a guadagnarci, no? Fin tanto che c'è fai anche dei bellissimi video, ma c'hai 300 o 3.000, ma facciamo pure 10.000 visualizzazioni, sei nessuno. E questo. Cosa sta accadendo? Questo autore qui, ancora nel 67, dice che l'avvento di ogni nuova tecnologia è una specie di intervento chirurgico fatto senza anestesia. Le tecnologie sono estensioni del corpo umano e anche del suo sistema nervoso. Il loro uso comporta modificazioni profonde nella vita psichica e sociale, modifiche nei sensi, nei rapporti reciproci tra loro, trasformazione delle forme del pensiero e nelle relazioni umane. La tecnologia web fa fare a chi la usa esperienze che possono essere effettivamente significative. Punto di domanda.
tutti abbiamo vissuto l'esperienza che se perdiamo oggi il nostro telefonino è come se ci avessero tagliato un braccio. Questo lo dico a tutte a volte le mamme che prendono tolgono le mamme, papà, insomma, anche insegnati, dicono, no, passa tutto il giorno, tutti i pomeriggi, gli ho dato da fare delle addizioni, delle motivazioni, eccetera, insomma, guarda, il suo figlio passa tutto il tempo a vedere i Pantellas, ciao, ecco. Per cui decisione, niente, spengo tutto, a parte che non è possibile spegnere niente, perché noi siamo immersi nella tecnologia, non si può. No. E anche perché la tecnologia, lo sviluppo della tecnologia, altro non è che una serie di limiti ed ostacoli anche tecnologici che sono stati posti e i ragazzini riescono sempre a bypassare, no? Un'altra suggestione che volevo, come dire, portarvi all'interno di questa presentazione, ecco, un po' disordinata, mi viene da una ricerca di un ricercatore che è qui dell'Università Cattolica di Milano, si chiama Davide Cino. Lui ha fatto un articolo, si scarica da internet, è tratto da rivista Educazione Familiare, Figli in vetrina, il fenomeno dello sharenting, una indagine esplorativa. Che cos'è lo sharenting? No? Lo sharenting è la... vediamo un po'... questa è Vivian Mayer, c'è proprio questo sito qui, non c'entra con lo sharenting, lei è stata una fotografa inglese, simpatica. Ecco, però penso che come immagine sia molto suggestiva, molto carina e spiega un po' che cos'è la vetrinizzazione. No? Siamo continuamente, come dire, messi, e anche molte famiglie mettono continuamente se stessi, c'è tanti gruppi di mamme che mettono il bambino subito sul video, per quanto si dica no, non è possibile, cioè, ci sono gruppi di mamme, no? Che chiedono consigli, no? Soprattutto appena nascono, ecco, cioè, nel suo lavoro Cini esamina tutto questo fenomeno qui, no? Mamme che chiedono aiuto, che vengono risposte anche subito, non generalmente, perché la bellezza del social è c'è un gruppo, dice, ma secondo voi è giusto che la professoressa di mio figlio non tenga in considerazione il suo PDP, perché lui è un DSA, c'ha questa cosa qui, e c'è una risposta continua, subito, no? Quanto poi sia attendibile, no? Quella fonte non è molto interessante. L'importante è che ti, come dire, sedi un po' l'ansia, no? Per cui questi fenomeni rispondono anche a questo bisogno, un bisogno di spettacolarizzazione della propria vita. Anche io ho un profilo Facebook, di tanto in tanto metto, non so, una foto di due mozzarelle o qualche foto di che scatto in giro o qualche considerazione. C'ho tutta una serie di persone che mi conoscono, la gran parte virtuale, ecco, non sono mai entrato in contatto, ma con altri. C'è un'interlocuzione, alcuni sono persone che ho conosciuto nel corso dell'esperienza e con i quali continuo ad avere contatto, perché anche questo è un modo per continuare ad essere in contatto. Quello che dice questo autore qui, io lo trovo molto interessante, perché mi dice, a proposito dei bambini, che l'immagine
L'immagine dell'infanzia che viene raccontata all'interno della nostra cultura, no, sta subendo delle trasformazioni. Cioè, ricordo, diciamo, ai non addetti ai lavori, che l'immagine dell'infanzia non è sempre stata stabile. Ecco. Cioè, l'idea dell'infanzia è un'idea recente e che funziona solo da una parte del mondo. Perché da altre parti del mondo, per un bambino di 12 anni, insomma, andare a lavorare anche 10-12 ore al giorno è normalissimo. Da noi, se gli fai pulire, non so, la cameretta, no? È sfruttamento del lavoro minorile. Corri quasi il rischio di finire ti chiamano, adesso ti denuncia il telefono azzurro. E quindi, diciamo, l'immagine dell'infanzia cambia l'immagine dell'infanzia, cioè i media, eccetera, modificano ciò che noi consideriamo l'infanzia, ecco. Quando prima a tavola si diceva, ma glieli tolgo, ecco, cosa dobbiamo fare, eccetera. Ecco, quello che stiamo facendo nel momento in cui decidi se toglierlo o non toglierlo, che cosa fare, parlare con la prof, è l'idea di infanzia che c'hai. No? Qual è l'idea di infanzia che c'hai? Come bisogna educare? Come bisogna istruirli? Altra considerazione è che cosa è successo col Covid. No? Ne stiamo forse, speriamo, ne stiamo appena uscendo fuori. Adesso, diciamo, i dati della neuropsichiatria infantile insomma sono allarmanti. Stiamo scoprendo tutti gli effetti, no, che il Covid ha avuto, e i ragazzini in particolar modo quanto l'hanno pagata non andare a scuola, perché loro sono rimasti connessi. Qualcuno è riuscito a fare, diciamo, due terzi sono riusciti a fare un po' di lezioni, no? Un terzo è stato bannato, no? Perché, ecco, qui siamo in una scuola, grazie per l'ospitalità, ma chi lavora a scuola sa quanto la scuola fatica, per esempio, ad avere la banda larga, o comunque se si connettono, ecco, autostrada si intasa, e quindi... ecco, fin tanto che sei qui, ecco, adesso stiamo facendo la registrazione, più o meno tiene, no? Ma se iniziamo a fare delle cose più complesse, insomma, la tecnologia c'ha dei limiti. Al tempo stesso è stato interessante anche vedere questa esperienza qui della scuola, no? Il Covid ha, come dire, precipitato la scuola, ma la scuola non esiste come entità, la scuola esiste in quanto fatta da persone grosso modo della mia età, per cui che vantano anche un gap dal punto di vista tecnologico, che se si sono ritrovati a dover far scuola, questi ragazzi, no? Ragazzi, bambini. E prima del Covid c'era l'allarme del... come dei bambini che passavano internet addicted. Cioè, questo andava, c'erano dei convegni, adesso sono stato invitato più di una volta a parlare di questi fenomeni qui. Durante il Covid è sparito, non ce n'erano più, no? Da là, ecco, cioè, l'oggetto della psicopatologia, della dipendenza da internet a un certo punto è sparito, c'è stato un azzeramento, anche le neuropsichiatrie sono state azzerate, sembrava che, come dire, tutto un mondo, tutta un'area di disagio da quale ci interessavamo era sparita. Ecco, durante la pandemia, per esempio, la scuola si è trovata tutti insieme, a differenza di 20 anni fa che ci occupammo di FAD, no? Perché la FAD esiste non dal Covid, esiste da 20 anni. Ecco, io con Davide, guardo Davide, ecco, con Davide abbiamo studiato le piattaforme per fare la formazione a distanza, ecco, ma era 20 anni fa, avevamo qualche capello grigio in meno, no? E la scuola italiana l'ha scoperto oggi, no? L'ho scoperto durante il Covid, è stato imposto.
Certo, ci sono le LIM, no? Certo, insomma, a scuola non è che siano stati proprio, alcuni vanno anche avanti, però quanti prof ci sono che usano, non so, i videogiochi per insegnare la matematica? Quanti ce ne sono di prof che usano, ecco, i videogiochi per insegnare la storia romana? Si può insegnare videogiochi, si può insegnare la storia romana attraverso i videogiochi? No, sì, insomma, dipende da quello che fai. Fenomeno interessante che al quale ho assistito, a proposito appunto di sistemi sociali che entrano in contatto, è stato quello che, insomma, le maestre con la formazione a distanza sono entrate nella casa dei ragazzi e hanno scoperto un mondo che non conoscevano. Ha scoperto che Giovannino, Francesco e Michele, che semmai li tieni lì, vengono ad esempio da tre estrazioni sociali completamente diverse, di cui loro avevano un'immagine. L'avevano già capito, no? Però non erano mai entrati nella casa di Giovannino in 60 metri quadrati, in tre, fratelli, col padre, con la madre, che sono tutti quanti lì, no? Non avevano mai visto, no? Il fatto di vederla è stato, al tempo stesso, di converso, anche le mamme, spesso tutto sto Covid ha costretto molti genitori a stare a fianco, no? A stare a fianco a questa, no? Alla ragazzina che è lì, che studia, che guarda, che fa la videoconferenza, no? E si è reso conto anche dei casini che devono risolvere continuamente le maestre e di quanto anche ci mettono, no? Perché ci sono tantissime maestre che ci dedicano l'anima all'insegnamento, no? All'interno di una dimensione di rapporto in cui, ecco, partendo dal discorso che facevo prima di WhatsApp, eccetera, generalmente non si ha una buona impressione, no, da genitore di quelli che fanno gli insegnanti. Ecco. E, insomma, le cose da fare sono molte. Qualche idea. Come psicologo io oggi ho un computer con la rete e tutti quelli che vengono, quando giocano con i computer, con i loro genitori, eccetera, io cerco di interessarmi a questi mondi. Non possono stare fuori dalla seduta, no? Perché fino adesso sono stati lì fuori col telefonino, la mamma da una parte, il papà da un'altra, il ragazzino da un'altra, c'erano tre telefonini, non stavano lì tutti e tre, ecco. Allora, cosa guardi tu? No? Con chi parlavi te? Ecco. Terapeuta familiare spesso fa le terapie di coppia, no? Specializzate. Oggi ci sono tantissimi matrimoni che falliscono perché lei o lui scopre che c'è un tradimento virtuale, a volte non è solo virtuale, no? Ma insomma c'è un'interlocuzione, dice: dottore, siamo qui, abbiamo bisogno così perché ho scoperto che lui c'è un'altra, perché sono riuscito, come dire, a decriptare la password, no? Oppure sono entrato in contatto con quel telefono lì che lui diceva che era il telefono del lavoro, non è vero, quello è il telefono con quale lui si connette con l'amante, no? E Giovannino, mio figlio, era quello che lo sapeva, perché Giovannino riusciva a entrare nel telefonino, no? E già lo sapeva, ecco. Ecco, per cui un'idea è, come dire, cercare di presidiare questi mondi. Hai 5 minuti, li dedichiamo a qualche domanda, a qualche considerazione da fare. Una
seconda idea è quella che dicevo prima, è di tollerare l'incertezza della complessità. Cioè noi non abbiamo idee, come dire, perfette, no? Le nostre idee sono perfettibili, non ci dobbiamo stancare di, come dire, far ricerca, di osservare, di far domande, no? E di cercare di stare nelle relazioni anche virtuali. Grazie.